Assemblea legislativa dell'Umbria, seduta di martedì 17 giugno 2014. Sessione dedicata alle interrogazioni a risposta immediata, question time. Buongiorno colleghi, cominciamo la seduta del question time. Abbiamo quest'oggi 6 interrogazioni. Cominciamo con le interrogazioni a risposta dell'assessore Rometti. E quindi la prima è l'oggetto numero 187, gravi disagi per il traffico sulla strada statale numero 452 della Contessa, tempi previsti per il completo ripristino della normale viabilità, intendimenti della Giunta regionale perché nel frattempo diminuisca la durata delle code di autoveicoli. Interroga il consigliere Goracci, risponde appunto l'assessore Rometti. Prego, collega Goracci. Grazie Presidente. Assessore Rometti, questa interrogazione io l'ho presentata il 28 aprile 2014. Ahimè, sono stato buon profeta, non ci voleva da essere scienziati. Ma le sottolineo, ricordando la sua cortese attenzione nell'invitarmi all'incontro che fece il 13 dicembre presso il suo assessorato 2013 con la commissaria del Comune di Gubbio e rappresentanti dalle categorie per capire quali sarebbero stati i tempi e le modalità di intervento per quella strada. Io dissi da allora, confermato in questa interrogazione, e ahimè i ponti del 1 e 2 di giugno e quello dei ballottaggi del 7-8 giugno hanno dimostrato che soprattutto con il pendolarismo marino, quello della Tintarella che riguarda anche molti perugini, quella strada si intasa in maniera assolutamente insopportabile. Si è arrivati nel ponte del 2 giugno addirittura ad oltre un'ora di coda. Allora le chiedo, quali sono i tempi dell'intervento in questa strada? Lei sa bene, conosce il territorio, sulla viabilità è uno dei campi dove ha agito un po' meglio che su quello ambientale, e non il disagio che arreca ha dell'incredibile in un territorio che è già totalmente isolato. E oltre a sapere appunto dei tempi, la invito a ragionare insieme con la provincia o quello che resta della provincia, con le forze dell'ordine, con la polizia municipale del comune, per verificare se il sabato e la domenica, quando non transitano i mezzi pesanti, è possibile una vigilanza maggiore, disattivare il semaforo e magari con solo i veicoli più leggeri consentire il doppio senso di circolazione in modo tale che le code verrebbero a meno da questo punto di vista. È evidente che per far ciò occorre una presenza forte e significativa di vigilanza, perché se poi arrivano due autotreni che hanno l'autorizzazione per trasporti particolari in quel giorno ci potrebbe essere il rischio. Però è un invito caldo e forte, perché l'estate è tutta davanti e non è immaginabile che da qui a settembre ci possano essere ore di coda in una strada che da Cantiano a Gubbio si dovrebbe percorrere in 13-15 minuti. Grazie collega Goracci, prego per la risposta l'assessore Rometti. Sì, grazie al consigliere Goracci per aver, diciamo, evidenziato questo problema, che sicuramente è un problema rilevante in questo momento nella viabilità regionale. Come ha affermato il consigliere stesso, noi non abbiamo, penso, sottovalutato questo fenomeno che è avvenuto. Peraltro in questo momento noi abbiamo diverse situazioni in giro per l'Umbria, perché le precipitazioni e comunque la situazione che stiamo riscontrando con diciamo, le forti precipitazioni degli ultimi 2 o 3 anni hanno messo a dura prova, diciamo così, la viabilità regionale, l'acqua sparta a Spoleto. Ci sono altre situazioni in cui è necessario intervenire. Allora, inizialmente si è cercato di ripristinare la viabilità a senso unico alternato, com'è in questo momento.
Poi è stato affidato alla provincia l'incarico di verificare, diciamo, da un punto di vista progettuale l'onere economico di questo intervento, che dalle stime fatte ammonta circa 1 milione di euro, quindi una cifra importante. Peraltro, dai rilievi fatti proprio per la predisposizione del progetto, lì vediamo che il tratto interessato dal dissesto non è solo regione, provincia di Perugia, ma interessa in parte anche la provincia di Pesaro. E quindi c'è anche da concertare con loro, diciamo, questo aspetto. Noi non abbiamo in questo momento, come lei sa, avendo approvato il bilancio, nel nostro bilancio somme per intervenire. Confidiamo di reperirle entro l'anno con alcuni recuperi di anticipazioni che l'amministrazione regionale ha fatto in attesa che arrivassero i FAS, ora FSC, aeroporto, piastre logistiche. Proprio in questo momento è in corso una riunione per verificare se queste somme possono essere utilizzate anche per interventi diversi. Speriamo che lo si possa fare. E nel frattempo noi, questo credo che il consigliere lo sa perché ne avevamo parlato, quella viabilità, sia il tratto marchigiano che il tratto umbro, dove sono necessari interventi anche di ammodernamento più consistenti, è in parte regionale e il tratto dalla Frana in poi è della provincia di Pesaro. La qualità di quella viabilità dipende da questo. Noi, perché la provincia di Pesaro non è nelle condizioni di fare una manutenzione adeguata, mi dice il Presidente che loro spendono 500.000 euro l'anno solo per l'illuminazione della Galleria del Furlo. Quindi noi congiuntamente, Regione Umbria, Provincia di Pesaro, abbiamo chiesto da un po' di tempo che questa viabilità ritornasse ad essere come era prima, una viabilità statale, perché quella è una trasversale interregionale a tutti i caratteri per essere, e questo diventerebbe il presupposto anche per interventi di miglioramento più complessivi. Sulla proposta che lei ha fatto, di grande buonsenso, io devo dire che mi sono attivato già 15 giorni fa, perché questo evento del 2 giugno, peraltro l'ho saputo direttamente, mia figlia quel giorno era andata al mare, quindi la fila che si è creata. Io ho avuto già un incontro con la provincia di Perugia e mi è stato assicurato che il sabato e la domenica una pattuglia di guardie provinciali presidierà questo semaforo per favorire, diciamo, il traffico dove c'è la mattina l'accesso verso il mare e il pomeriggio probabilmente il ritorno verso l'Umbria. E quindi non ho notizie, credo che c'è stato un mio colloquio con il Presidente Guasticchi direttamente, con l'assessore Caprini, con gli uffici, e quindi in questo momento c'è un'attività di questo tipo che ci consentirà, in attesa di fare i lavori con diciamo, le modalità che ho detto, di affrontare meglio questo problema delle code che si creano nei 2 giorni, diciamo, del fine settimana. Grazie. Grazie Assessore. Consigliere Goracci. Grazie Presidente, ma gentile Assessore, sono abbastanza insoddisfatto perché sui due temi di fondo lei, anche se con garbo, non ha risposto. Anzi, rispetto all'incontro che avemmo il 13 dicembre 2013 presso il suo assessorato, dove addirittura io dissi se i lavori si facevano, iniziavano verso marzo-aprile passato, lei ora mi dice che dobbiamo vedere se i fondi si riusciranno a trovare entro la fine dell'anno, che significa bene che va, parliamo di un altro anno, quindi probabilmente 2 estati in questo modo. Follia. Per un milione di euro, che le sembra consistente come cifra, ma rispetto a quello che si spende sulla viabilità, mi consenta, non è una cosa da fine del mondo. Inoltre, su questo la inviterei ad avere le piastre logistiche, il collaboratore di Lupi, poi tutti promettono, ma in realtà lì c'è la condizione che lei ha conosciuto. L'ultimissima, io ho fatto un'altra proposta rispetto al sabato e alla domenica, la possibilità non soltanto di gestire, è già un passo avanti, gestire il semaforo dove c'è più fila, ma anche in assenza di mezzi pesanti, dello scorrimento a doppio senso di circolazione, che con 2 pattuglie, secondo me, non sono ingegnere che può dare le assicurazioni, ma potrebbe essere fatto. Grazie, non consigliere Goracci. Grazie. Chiamo l'oggetto
195, interroga il vicepresidente consigliere Lignani Marchesani, risponde l'assessore Bracco. Presenza di fotografie di Stefano Micoli presso la Pinacoteca della città di Castello con relazione delle opere esposte all'incarico a suo tempo ricevuto dall'artista per la mostra denominata in senso Umbria, ovvero ulteriori incarichi conferiti alla Giunta regionale con delibera. Prego il consigliere Lignani, due minuti. Grazie Presidente. Ovviamente lo scopo di questa interrogazione non è solo di sapere il quantum totale ricevuto dal fotografo Steve McCurry con due successive delibere, una dell'anno scorso che poi ha prodotto Sensational Umbria di svariate di oltre 100.000 euro, 150.000 euro con diritti successivi allo scadere dei 5 anni e un'ulteriore delibera a cui ho fatto riferimento in questa interrogazione, la numero 498 del 12 maggio 2014, in cui si fa riferimento da un lato alla festa dei ceri ma anche ad altre foto, altri 70.000 euro. Vorremmo capire due cose essenzialmente, Assessore Bracco. La prima, siccome ci si perde nei meandri di queste spese, vorremmo capire quanto costa complessivamente, quanto costano, quanto sono costate queste foto di Steve McCurry, in particolare quelle pubblicate, messe in mostra a Città di Castello nella Pinacoteca Comunale, ma prevenendo la sua risposta vorremmo anche capire se questo atto nobile di Steve McCurry di dare i suoi diritti per il restauro di un'opera di Raffaello che abbiamo appreso appunto dai giornali, una delle due opere di Raffaello presenti in Umbria e che è sicuramente meritoria, che cosa si intende per cessione di diritti, cioè quant'è, è tutto il suo compenso oppure solamente una parte? Visto che c'è questa occasione di questa interrogazione vorremmo chiarezza da questo punto di vista anche per valutare positivamente, aggiungo, l'eventuale operato della Giunta, perché se veramente tutto l'onorario di Steve McCurry andasse per il restauro di un'opera alzerei le mani, ma vorrei in qualche modo capirlo. Se invece è un abbattimento delle sue, dei suoi, a mio parere, modesto avviso, onorari esosi, sicuramente ha fatto qualcosa di positivo, ma era il minimo che potesse fare. Grazie. Prego, Assessore Bracco. Sì, Presidente, grazie. Allora, andando per ordine, nella limonaia antistante la Pinacoteca di Città di Castello sono esposte 12 foto di Steve McCurry che fanno parte della prima raccolta di foto di Steve McCurry nella disponibilità della Regione, cioè fanno parte delle 100 foto che sono state realizzate a seguito del contratto dell'aprile 2012. La mostra è stata fatta sulla base di una pianificazione promozionale fatta dall'assessorato con la Presidenza per far conoscere nel territorio dei vari comuni umbri le opere realizzate da McCurry in Umbria. Ricordo che noi abbiamo avuto una prima esposizione a Foligno nel giugno 2013, poi a Perugia durante Umbria Jazz, ad Assisi in ottobre durante le celebrazioni francescane e la visita di Papa Francesco, Orvieto durante Gens Winter, a Terni per le feste valentiniane, poi a Città di Castello, le avremo a Bevagna per le gaite e successivamente in altre località dell'Umbria. È un modo per far conoscere l'Umbria di McCurry, che nel frattempo gira per il mondo, come è noto e come è stato ampiamente illustrato. Cioè è stata già, e l'ho già ricordato, a New York, a Bruxelles, adesso in Argentina, cioè in varie parti del mondo, l'Umbria si presenta con le foto di McCurry ottenendo sempre un notevole successo. Fra l'altro questa mostra si inserisce anche, ed è un richiamo rispetto alla mostra che oggi è presente all'ex Fate Bene Fratelli a Palazzo della Penna a Perugia, con tutte le 100 foto di McCurry, quindi noi abbiamo consentito a tutti i visitatori, a tutti gli umbri, di vedere tutto il complesso delle foto di McCurry. Si tratta di una mostra che ha già avuto a tutt'oggi più di 16.000 visitatori e la prima edizione del catalogo sta per essere esaurita, tant'è vero che abbiamo dovuto promuoverne una seconda.
La seconda progetto, cioè l'ampliamento del progetto Steve McCurry, è legato a una successiva campagna fotografica che McCurry dovrà fare in Umbria. È iniziata nel maggio di quest'anno con la sua presenza ai ceri. Il problema dei ceri non è, come si adombra nell'interrogazione, una visita a una città dell'Umbria. I ceri sono stati assunti come simbolo della Regione Umbria e quindi come tale noi riteniamo che quella festa meritasse, proprio per il valore simbolico che i ceri hanno, una campagna specifica. I 45 nuovi scatti saranno 45 nuove foto a disposizione della Regione dell'Umbria per continuare la propria campagna promozionale a livello nazionale e internazionale legata alle immagini di McCurry. Costi complessivi, voi sapete, la prima campagna è costata 150.000 euro, io ricordo 1.500 euro a fotografia di McCurry. La nuova campagna, essendo 45 foto, sono 70.000 euro, più o meno il costo a fotografia è lo stesso. Ricordo anche che le foto che McCurry propone alla Regione sono migliaia. Siamo noi che con un gruppo di lavoro selezioniamo poi le 100 prima, abbiamo selezionato le 45 dopo, che ancora non sono state realizzate perché la campagna è appena iniziata, che realizzeremo. Quindi complessivamente diciamo la spesa è 150 più 70. Altra cosa è i costi vivi che hanno Assessore, le mostre. Sì, e vado a concludere. Sono 4 minuti. Noi abbiamo scelto l'opera di Raffaello sulla base, avevamo in un primo momento scelto quella di Castello, ma essendo stata già restaurata ci è stato detto che non ci si potevano mettere le mani per 10 anni. Quindi, avendo lui scelto Raffaello, la seconda era la Cappella San Severo di Perugia. I diritti a cui lui rinuncia sono i diritti sul catalogo e sui biglietti della mostra, cioè perché per contratto lui sul catalogo, con le sue foto che gira il mondo, aveva dei diritti d'autore e i diritti sui biglietti della mostra, perché sono sempre opere sue che in parte, fra l'altro, a Palazzo Penna sono esposte opere che integrano le 100 della Regione, sono opere inedite. Quindi alla fine della mostra noi faremo il conto sui diritti dei cataloghi, i diritti sui biglietti dell'autore, quella sarà la somma. Grazie, che Assessore. Messa a disposizione per il restauro. Chiedo scusa, ma siamo a 5 minuti. Prego il consigliere Lignani. Sarò veloce, Presidente. Per recuperare, grazie. Sono soddisfatto per l'informativa, perché è stata lucida, dettagliata e la ringrazio. Non sono ovviamente soddisfatto nel merito, perché vediamo che il buon McCurry rinuncia a una parte supplementare rispetto ai 220.000 euro e quindi, ripeto, il minimo che potesse fare, e ci mancherebbe altro, dopo che l'Umbria di fatto ha dato a lui quello che poteva dare invece a un concorso per giovani fotografi che potevano altrettanto bene promuovere le nostre immagini nel mondo. Sicuramente la ringrazio, Assessore, perché visto che lei ha sempre nel cuore Città di Castello per quanto riguarda anche la questione di Raffaello, ma non finisce ovviamente qua, perché ci sono altre ombre in questa storia, non solamente l'esoso compenso di McCurry, ma ci sono anche le questioni a cui lei ha fatto riferimento, anche le questioni inerenti il catalogo e il gruppo di lavoro. Non vorrei che questo gruppo di lavoro fosse, oltremodo a cui lei ha fatto riferimento, fosse anche questo pagato. E beh, dopo che McCurry prende tutti questi soldi, decida lui qual è il top della sua arte e non un gruppo di lavoro più o meno qualificato. E poi, appunto, vorremmo comprendere, e concludo, quelli che sono costi di questo catalogo e le modalità di affidamento del catalogo stesso, perché in tutta l'Umbria c'è questo andazzo che nella cultura ci sono gestioni di tipo familistico, soprattutto quando vengono assegnati queste opere di catalogazione e di produzione tipografica. Non vorremmo che anche in questa occasione ci fosse stata lo stesso metro di giudizio, invece che fare una regolare gara di preventivi per la costituzione e per la formazione e la produzione del catalogo stesso. Grazie, consigliere. A questo punto chiamo l'oggetto 168, interroga il consigliere Cintioli, risponde sempre l'assessore Bracco. Prego, consigliere Cintioli.
Grazie Presidente. Questa interrogazione è un'interrogazione presentata alcuni mesi fa, con la quale si intende fare chiarezza sulle prospettive della Fondazione per la conservazione e il restauro dei beni librari della Rocca Albornoziana. Io vorrei ricordare che nel 92, su iniziativa del Ministero, della Regione e del Comune, fu istituito a Spoleto il corso europeo di formazione specialistica per la conservazione e il restauro dei beni librari. Con quella iniziativa e con la convenzione che fu stipulata nel dicembre del 92, si istituiva il corso che tra l'altro prevedeva che l'iniziativa evolvesse in una scuola europea di conservazione. Pochi mesi dopo, nell'aprile del 96, fu anche stipulato un accordo di programma per l'avvio di questi corsi e tra l'altro fu anche, diciamo in qualche modo, fatto un accordo di programma che prevedeva la realizzazione e quindi la messa a punto presso la Rocca Albornoziana di tutte quelle iniziative che servissero proprio a costituire la Fondazione per la Conservazione. Questa fondazione ha operato per 6 edizioni, tra il 92 e il 95 ha diplomato ben 92 allievi, finché con le modifiche legislative del 2004 ha dovuto porre fine alla formazione, a questa esperienza formativa. Allo stato attuale la scuola di Spoleto non può erogare corsi di formazione per restauratori se non a patto di ottemperare a quanto previsto dai decreti dell'86-87 del 2009, che in particolare stabiliscono che l'insegnamento del restauro può essere impartito esclusivamente da 3 tipologie di soggetto: dalle scuole di alta formazione, dai centri di ricerca, sperimentazione e studio, presso i quali possono essere istituite o accreditate scuole di alta formazione, oppure da altri soggetti pubblici e privati accreditati a tale scopo. Nell'assemblea straordinaria del 29 novembre dell'anno scorso, a cui lei ha partecipato, lei stessa ha ritenuto di fondamentale importanza l'approvazione da parte dei soci del piano di risanamento dell'esercizio 2012, considerata anche l'opportunità, dagli incontri intercorsi tra la Fondazione del Restauro, tra la Regione dell'Umbria e il Ministero, per arrivare alla definizione di un accordo di collaborazione per le attività di formazione. Il Consiglio di Amministrazione ha predisposto dopo pochi giorni una relazione. Da questa relazione risulta, che tra l'altro è stata condivisa sia dalla Regione che dal Ministero, dove si pone la necessità di verificare la volontà della Regione dell'Umbria in relazione alle seguenti prospettive. Tanto riprendere il rapporto tra la Fondazione, la Regione, il Ministero per i Beni Culturali e attivare insieme il corso di laurea a ciclo unico quinquennale, che è l'unico corso che tra l'altro viene oggi riconosciuto proprio per garantire il titolo di restauratore. Di demandare alla Fondazione la formazione dei tecnici del restauro e dei tecnici del restauro con competenze settoriali, di demandare alla Fondazione la formazione specialistica e l'aggiornamento delle figure professionali che si occupano di beni librari e archivistici nel territorio regionale e di collegare l'operatività della Fondazione con quella della Protezione Civile, in particolare con il laboratorio di diagnostica per i beni culturali di Spoleto, anch'esso collocato ormai da anni all'interno della Rocca Albornoziana, per avviare attività di ricerca, di analisi, valutazione dello stato di conservazione dei beni archivistici e librari anche in tempo di pace. Considerato che per dare inizio all'attività didattica nel mese di ottobre di quest'anno, del 2014, era necessario sottoscrivere tra, come dicevo prima, la Regione, il Ministero, il Comune e la Fondazione, entro febbraio 2014 l'accordo con il Ministero, con questa interrogazione io vorrei conoscere quali azioni sta intraprendendo l'esecutivo regionale per addivenire ad un accordo tra Fondazione MIBAC e le altre istituzioni, anche universitarie, interessate al rilancio della scuola per la conservazione e il restauro dei beni librari, in particolare per l'attivazione dei corsi di formazione anche di livello universitario. Grazie, collega Cintioli. Prego, Assessore Bracco. Sì, grazie Presidente. Ma io vorrei subito ricordare che la Regione fin dall'inizio, è stata una promotrice e poi convinta sostenitrice della scuola spoletina, oggetto dell'interrogazione. Tanto che nel 2013 aveva disposto
un finanziamento nella misura sostegno alla formazione di eccellenza del FSC 2007-2013, che sarebbero gli ex FAS, tanto per intenderci. Queste risorse che sono a disposizione della Regione sono rimaste ancora inutilizzate per le incertezze che ci sono sul futuro della scuola, per le motivazioni che ricordava prima il consigliere Cintioli, e adesso io richiamo rapidamente. Noi abbiamo avuto un contatto con l'Università degli Studi di Perugia al fine di verificare la possibilità di attivare un corso di laurea quinquennale. Nonostante il favore espresso in merito da rappresentanti delle facoltà interessate, la vecchia facoltà di lettere, tanto per intenderci, e anche dallo stesso prorettore, l'ostacolo è parso insuperabile nella riforma Gelmini, che stabilisce per la costituzione di un corso di laurea la piena disponibilità di numero 8 docenti incardinati esclusivamente nello stesso corso di laurea. E non siamo riusciti a trovare 8 docenti che erano disponibili a incardinarsi in un corso di laurea di questo tipo. Nello stesso tempo abbiamo attivato rapporti con il MIBACT, in particolare con il direttore generale per le biblioteche e gli istituti culturali, dottoressa Rummo, e il direttore dell'Istituto Centrale per il Restauro e la Conservazione del Patrimonio Archivistico e Letterario, dottoressa Maria Cristina Misiti, al fine di poter addivenire ad un'intesa di cooperazione Stato-Regione per lo svolgimento di un corso quinquennale per restauratori da progettare insieme ed attivare congiuntamente nella sede dell'ICPAL di Roma e nella sede di Spoleto della nostra scuola. Due erano i fattori che ci convincevano della bontà del progetto: l'eccellenza rappresentata dalla scuola di Spoleto nel corso degli anni e il prestigio internazionale che ha riscosso, e la forte carenza di risorse di personale in dotazione all'IRPAL, che non consentiva all'Istituto di svolgere adeguatamente l'alta formazione così come prevista dalla riforma Gelmini. Però ci sono state perplessità nelle stesse componenti ministeriali, che ci ha impedito di dare rapidamente attuazione a questo progetto. Su impulso della Regione, grazie anche all'impegno del Presidente del CDA della scuola, cioè l'architetto Bruno Guerri, noi abbiamo avuto più incontri a Roma, sia con i direttori generali ministeriali interessati, sia siamo arrivati a interloquire con lo stesso Ministro, che ha manifestato disponibilità. E ci sembra che adesso, negli ultimi contatti, la cosa possa mettersi nel giusto cammino, sapendo però che ci sono problemi reali sulla realizzazione di un corso di laurea per la figura professionale del restauratore. Tant'è vero che stiamo pensando, e rapidamente daremo risposte pubbliche, anche ad altre soluzioni, come quello di una figura che il codice Urbani comunque prevede, che è quello dell'aiuto restauratore nel caso che non fosse possibile addivenire pienamente al corso di laurea quinquennale, quindi dover ripiegare su un corso di laurea triennale. Al fine va rilevato che noi abbiamo queste disponibilità di risorse. Pensiamo fra l'altro di collegare la scuola del restauro di Spoleto anche alla filiera beni culturali, laboratorio di diagnostica dei beni culturali, cioè quindi tutta la tematica del rapporto beni culturali e protezione civile, in un progetto più ampio che sarà all'attenzione anche della prossima programmazione delle risorse europee. Non mi riferisco soltanto alle risorse, ai fondi strutturali, quelli che attualmente e abitualmente noi utilizziamo, ma anche al programma quadro, ai programmi quadro a sostegno della ricerca scientifica, e alle misure che noi troviamo su Horizon 2020 e Europa Creativa. Comunque c'è un impegno costante della Regione a seguire questa districata materia, intricata materia, e noi cerchiamo di districarla, e le prospettive a questo punto mi sembrano positive. Grazie Assessore Bracco. Prego collega Cintioli per la replica.
Io ringrazio l'assessore per l'esposizione e quindi anche per l'illustrazione dello stato dell'arte a cui la Regione è giunta oggi. Io voglio soltanto fare alcune raccomandazioni, oltre che dichiararmi sicuramente soddisfatto rispetto anche all'impegno finale che l'assessore ha declinato anche rispetto al collegamento tra la scuola di restauro del libro e il laboratorio di diagnostica. Vorrei ricordare che purtroppo la Fondazione Cassa di Risparmio in questi giorni è uscita dall'accordo perché sono due bilanci ormai in perdita e per statuto se non si pone rimedio quanto prima a questo stato di fatto c'è il rischio che addirittura la fondazione debba chiudere e quindi la scuola verrebbe messa a rischio. Quindi io spero che le rassicurazioni dell'assessore portino a risultati positivi nel più breve tempo possibile e che questa scuola che tanto ha fatto anche per i beni culturali dell'Umbria possa continuare così come si vorrebbe far lavorare, ma soprattutto possa dare un contributo ancora migliore anche a tutta la partita dei beni culturali della nostra regione. Grazie. Grazie collega Cintioli. Passiamo all'oggetto numero 199, utilizzazione da parte di numerose amministrazioni pubbliche regionali di erbicidi rischiosi per l'ambiente, il paesaggio e la salute umana nella manutenzione delle banchine stradali. Necessità che si pervenga all'abbandono di tale pratica. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo? Interroga il consigliere Dottorini, risponde sempre l'assessore Rometti. Prego, collega Dottorini. Grazie Presidente. Questa interrogazione riguarda l'utilizzo che molte pubbliche amministrazioni fanno di diserbanti chimici per la manutenzione delle banchine stradali. Da qualche anno a questa parte, infatti, a primavera, le banchine stradali e purtroppo anche diversi terreni agricoli assumono una colorazione arancione che testimonia inequivocabilmente l'uso di diserbanti sistemici a base di glifosate al posto del tradizionale sfalcio meccanico. Eppure noi sappiamo che l'utilizzo di diserbanti chimici per la manutenzione delle banchine stradali è una scelta pericolosa, oltre che per l'aria e le falde acquifere, anche per la salute umana. Ma le amministrazioni pubbliche continuano a ignorare questo rischio e proseguono in questa pratica anacronistica e nociva che prevede l'utilizzo di sostanze ormai conosciute in tutto il mondo per le loro nefaste conseguenze sull'ambiente e forse sulla salute umana. Intendiamoci, noi sappiamo che in Italia, diversamente che in altre nazioni europee, l'utilizzo di diserbanti a base di glifosate è purtroppo ancora consentita. Ma questo non esime le pubbliche amministrazioni dalla valutazione dei rischi. Insomma, il fatto che possano farlo non significa che siano obbligate a farlo. I pareri su queste sostanze infatti sono discordanti. C'è chi ne sostiene l'assoluta innocuità e chi mette in guardia sulla possibilità che nella fase di degradazione si generino sostanze cancerogene che possono raggiungere la popolazione attraverso le falde acquifere. Tra l'altro, Assessore, sappiamo che nella nostra regione è partita una raccolta firme contro l'utilizzo di questi diserbanti. Da qui la domanda: la Regione ritiene opportuna questa pratica e cosa sta facendo per indurre le amministrazioni ad evitarla? Condivide la necessità di un tavolo tecnico per giungere all'abbandono di questa pratica? Grazie. Grazie collega Dottorini. Prego Assessore Rometti per la risposta. Grazie. No, sicuramente è un tema al quale dovremo prestare più attenzione tutti. Diciamo che a seguito di esperienze, soprattutto partite con l'ANAS, anche amministrazioni locali, in particolare la provincia, ha utilizzato dal 2011 questa pratica per diminuire l'inerbimento delle pertinenze stradali. Questo viene fatto con un prodotto che si chiama Rodeo Gold in termini commerciali, che è un prodotto naturalmente autorizzato dal Ministero della Sanità che tutti possono acquistare liberamente, che secondo la scheda tecnica di questo prodotto si degrada in 20 giorni per via microbiologica,
quando viene dato la provincia mi dice che c'è l'accortezza a farlo in assenza di vento e comunque viene motivato dalle amministrazioni che ne fanno uso, soprattutto con una grande, in un momento come questo di scarsità di risorse per quel che riguarda la manutenzione stradale, con una differenza da un punto di vista economico importante, perché per un chilometro si spendono 87 euro a fronte dei 970 che si spendono con il taglio tradizionale dell'erba. È difficile vietare per un'amministrazione regionale un qualcosa che è autorizzato dal Ministero della Salute. Credo che potremmo fare un approfondimento insieme a ARPA, insieme al nostro assessorato alla sanità, e valutare, diciamo, l'opportunità. Sicuramente da un punto di vista ambientale non è una pratica virtuosa, perché comunque sono prodotti chimici che vanno nel nostro ambiente, comunque in qualche modo si diffondono nel terreno, e quindi sicuramente cercheremo di fare un approfondimento con organi che possono darci un contributo per fare una valutazione che a questo punto può essere sia da un punto di vista, ecco, dei benefici, non dei benefici, dei costi ambientali, e anche di quelle che sono le motivazioni che portano le amministrazioni a utilizzare questa pratica, che sono un beneficio economico molto importante, come ho detto, e che nei bilanci attuali naturalmente ha il suo valore. Quindi, ecco, l'impegno che posso assumere come amministrazione regionale di fare una verifica, un approfondimento con gli enti che da questo punto di vista, anche l'università, vediamo, insomma, che da questo punto di vista possono darci un contributo per capire meglio, magari, ecco, e saper dare una valutazione che ci possa consentire eventualmente di dare un indirizzo come amministrazione regionale, non certo prendere provvedimenti che sono, diciamo, su prodotti autorizzati già a livello nazionale. Grazie assessore Rometti, prego collega Dottorini per la replica. Sicuramente posso esprimere soddisfazioni per le notizie che ci ha dato e per le informazioni che ci ha dato l'assessore. Rimango invece insoddisfatto sulle azioni da intraprendere, perché noi chiedevamo attraverso la nostra interrogazione l'istituzione di un tavolo tecnico che chiamasse anche le amministrazioni che fanno uso di questi prodotti a un confronto per valutare le modalità per abbandonare questa pratica. Per quanto ci riguarda, noi riteniamo che tutelare le falde acquifere e la bellezza del paesaggio della nostra regione sia più importante che risparmiare qualche centinaio d'euro per lo sfalcio meccanico delle banchine stradali. Tra l'altro, i dati che ci riporta l'assessore sono interessanti. Se adesso per sfalciare un chilometro di strade occorrono quasi 1000 euro, io penso che se noi facciamo una richiesta a chiunque al di fuori delle mura di queste istituzioni, ne troviamo tanti che per un decimo si offrono di sfalciare un chilometro di strade. Per di più ci risulta che tanti enti provinciali, ma anche regionali, sono con una sovrabbondanza di personale, quindi quei costi non sono reali, perché in realtà già c'è un personale che, se non fa quel lavoro, magari se ne sta seduto in qualche ufficio senza fare nulla. Quindi da questo punto di vista io ritengo che queste informazioni, se sono corrette dal punto di vista formale, non tengono in considerazione che quei soldi comunque si spendono ugualmente, quelli per il personale, e che quindi potrebbe essere almeno utilizzato, visto che non può essere giustamente mandato a casa. Concludo solo dicendo che bisogna avere rispetto del nostro ambiente e che l'ambiente non è un bene inesauribile. Se si continua a trattarli in questa maniera, non parlo solo rispetto a questo, ma cementificazioni e altre forme di insulto che si fanno sull'ambiente, alla fine quella che potrebbe essere compromessa è l'immagine stessa del cuore verde dell'Umbria, e questo sarebbe un danno ben più grave che non quello che riguarda le strade della nostra regione. Grazie. Grazie collega Dottorini.
Chiamo a questo punto l'oggetto numero 194, iniziative che la Giunta regionale intende adottare in esecuzione della sentenza del Consiglio di Stato numero 2481 dell'8 maggio 2013 di condanna della Regione Umbria al risarcimento dei danni subiti dai comproprietari del compendio immobiliare sito in località Case di Sant'Orsola del Comune di Spoleto, a suo tempo illecitamente espropriato per la realizzazione di discarica dei rifiuti. Interroga il collega Zaffini, risponde sempre l'assessore Rometti. Prego, collega Zaffini. Colleghi, assessore, per quello che riguarda questa benedetta discarica di Sant'Orsola non ci facciamo mancare niente, come si potrebbe dire. La notizia di quelle veramente interessanti, che dopo 20 anni oltre di esercizio della discarica finalmente arriva a compimento una sentenza che stabilisce che l'area, gran parte dell'area occupata dalla discarica è in conseguenza della inefficacia della declaratoria di pubblica utilità, è stata occupata in modo usurpativo, quindi la discarica non avrebbe mai dovuto esistere, non avrebbe mai dovuto occupare quell'area, e questo non lo afferma naturalmente il semplice buonsenso, ma lo afferma una sentenza del Consiglio di Stato che giunge a compimento. Era un'area non adatta ad ospitare una discarica, l'intero procedimento era viziato da presupposti illeciti ed oggi arriva a definizione questa vicenda. Noi abbiamo più volte evidenziato come la gestione della discarica, soprattutto per quello che riguarda non la parte tecnica della coltivazione della discarica, ma la parte politica della gestione di quel sito, è stata improntata quasi sempre ad un massimo di pressappochismo, di mancanza di programmazione, provane sia i due ampliamenti che sono stati approvati alla discarica, al sito della discarica, e l'ultimo, terzo sostanziale ampliamento camuffato per rielaborazione degli argini. Ora, rispetto a tutto questo, che è però assolutamente sintomatico, viene, come dicevamo, a compimento un percorso giudiziario avviato dai privati, i proprietari dei terreni, che debbono essere risarciti, e debbono essere risarciti per effetto di una sentenza già del maggio 2013, quindi vecchia. Ora si tratta di capire che cosa accade e che cosa attende la Regione a chiudere questa vicenda dal punto di vista giudiziario con i privati, ma soprattutto a chiudere quella benedetta discarica, soprattutto a chiudere quella discarica che non doveva nemmeno essere in quel luogo e non doveva nemmeno esistere. Oggi noi abbiamo ancora una discarica ampliata per la terza volta che accoglie rifiuti, ma soprattutto non abbiamo la benché minima idea di dove dovremo portare i rifiuti dell'intero comprensorio una volta che finalmente, dico io, meglio tardi che mai, la discarica dovesse chiudere. Quindi su questo verte l'interrogazione. Grazie collega Zaffini, prego assessore Rometti per la risposta. È una vicenda abbastanza complicata e anche per certi versi difficile da spiegare. E è una vicenda che parte da lontano, come ha detto il consigliere Zaffini. Nel 1995 un decreto del Presidente della Giunta regionale, diciamo, che determina l'occupazione d'urgenza di questo terreno per realizzare una discarica. La valutazione che è stata fatta dagli organi che hanno valutato non è certamente rispetto al merito se la discarica doveva essere fatta lì o no, e sulle procedure che sono state utilizzate per arrivare all'acquisizione di quest'area. Le due proprietarie fanno ricorso, i confinanti, quelli che stavano intorno, nel frattempo invece accettano l'indennizzo che la Regione aveva offerto per l'esproprio. Questo ricorso del 95 nel 2003 va a buon fine per i ricorrenti, e quindi il TAR di fatto dice che questa occupazione è stata un'occupazione illegittima, che non poteva essere fatta in quei termini.
Retrocedere l'area naturalmente era impossibile perché nel frattempo la discarica era stata avviata e coltivata. La norma, il testo unico sugli espropri, prevede in questi casi che si vada a un indennizzo in danno rispetto a quello che è stata la procedura adottata. E il TAR ha, diciamo, il compito di definire l'entità. La sentenza per questo esce nel 2007 e alle due proprietarie viene liquidato un indennizzo di 200, non nulla come ho letto da qualche parte, di 296.000 euro ciascuna. Le proprietarie sono due sorelle, una fa ricorso, una per una va bene diciamo, l'indennizzo che è stato previsto. Peraltro poi successivamente l'articolo 43 con cui veniva definita la procedura del testo unico, la Corte Costituzionale lo giudica incostituzionale, quindi tutta una vicenda assolutamente complicata. Insomma, peraltro gli eredi della sorella che aveva accettato l'indennizzo poi invece si uniscono all'altra per dire non va bene neanche a noi. Insomma, una diciamo, situazione che da un punto di vista giuridico ha avuto un percorso assolutamente controverso. Ora però la sostanza definitiva è che noi abbiamo dal luglio 2013 la sentenza definitiva attraverso una che indica una procedura che è un'acquisizione sanante a norma sempre del testo unico sugli espropri e che quindi attraverso questa procedura verrà ricalcolato, viene ricalcolato un indennizzo aggiuntivo rispetto ai 296.000 euro che già sono stati erogati. Questo indennizzo aggiuntivo è già stato calcolato dai nostri uffici. Noi siamo e sono nelle condizioni di dire qui, rispondendo a questa interrogazione, che noi siamo nelle condizioni di chiudere la procedura nel giro di qualche settimana, perché a seguito della sentenza che citavo prima è stato definito l'indennizzo aggiuntivo che dovremo dare alle ricorrenti e quindi chiudere un po' tutta questa vicenda che parte 20 anni fa, quindi parte da altre amministrazioni e che comunque noi siamo tenuti a portare a compimento perché la discarica nel frattempo è stata coltivata, è una discarica che veniva prevista dal piano di, allora non c'erano gli ATI, ma dal piano di bacino e dalla pianificazione regionale vigente in quel momento. Per quella discarica non sono previsti nessun ampliamento, come ha detto ora il consigliere Zaffini, perché il piano regionale ne prevede la chiusura e quindi noi siamo solo per l'utilizzo dei volumi assentiti e quelli che sono consentiti in base ai volumi appunto che erano già previsti e quindi non ci sarà nessun ampliamento di volumi su quella discarica come prevede appunto la pianificazione regionale. Grazie Assessore Rometti, prego collega Zaffini per la replica. È sempre l'ultima frase quella che rovina i temi e i compiti in classe, come sappiamo. L'ultima frase è un'autentica menzogna, perché la discarica di Spoleto è stata 3, 5, 6 mesi fa ampliata con la scusa della rimodulazione degli argini e tant'è che i conferimenti che erano stati sospesi, anzi erano stati cessati perché la discarica era finalmente chiusa, sono ripresi e quindi questo a riprova del fatto che è del tutto evidente, posto che nessuno la notte va nelle discariche a rubare i rifiuti per dare modo di recuperare spazio, se i conferimenti sono ripresi, Assessore, mi pare del tutto evidente che la discarica che era chiusa è stata riaperta ed è stata ampliata, altrimenti non si vede il motivo per cui sarebbe dovuta essere chiusa se non era colma. Quindi, ripeto, è la frase finale che dà l'idea di quello che afferma l'assessore, che è una serie di incongruenze, una serie di
incompletezze, fatto sta che oggi il magistrato, e i magistrati sono tutti uguali, non è che sono bravi solo quelli che mettono in galera Berlusconi, insomma, sono tutti uguali, il magistrato dice che lì quella discarica non ci deve stare. Non ci deve stare perché c'è un'occupazione usurpativa, testuali parole, del sito. Questo succede dopo 20 anni, discarica 3 volte ampliata. Io voglio sapere, assessore, al di là del fatto che la regione deve pagare anche per interrompere un percorso di interessi moratori, ulteriore danno, possibile danno erariale, insomma, io consiglierei di chiudere questa partita pagando prima possibile, ma soprattutto chiudere questa benedetta discarica, perché lì non ci deve stare, non ci può stare, anche nel momento in cui voi sanate il percorso giudiziario con i privati, rimane evidente che c'è un tribunale che ha stabilito che lì c'è un'occupazione usurpativa di un'area privata. Quindi questa discarica, assessore, deve essere rapidamente chiusa e soprattutto ci dovete dire ai cittadini di quell'area, ho finito Presidente, grazie, dove saranno portati i rifiuti nel momento in cui finalmente questa discarica chiude. Questa cosa ancora non l'abbiamo capita. Grazie collega Zaffini, andiamo con l'ultima question time, oggetto numero 198. Informazioni in merito al taglio di corsa del trasporto pubblico locale posti in essere da Umbria Mobilità. Stato della redazione da parte della Giunta regionale della proposta del nuovo piano regionale dei trasporti ed annesso piano di bacino unico regionale. Interroga la consigliera Rosi e risponde sempre l'assessore Rometti. Prego collega Rosi. Grazie Presidente. Ammesso, intanto preso atto, caro Assessore, che da notizie di stampa risulta che a partire dall'8 giugno appena trascorso sono in vigore i nuovi orari sia per i treni e autobus urbani e interurbani di Umbria Mobilità, e in particolare nell'ambito di questa nuova programmazione sia per quanto riguarda nei servizi sono previsti altri tagli sia per autobus che per altre corse nei giorni festivi. Si ricorda anche che l'assessore Rometti, in una recente dichiarazione in relazione ai tagli dei servizi su gomma paventati da alcuni comuni, ha precisato che nel giugno dello scorso anno è stata sottoscritta un'intesa con la quale la Regione e gli enti locali, sottoscrittori dei contratti di servizio, si sono impegnati a mantenere i chilometri stabiliti a quella data, fino alla scadenza di validità della stessa intesa. Per questo si interroga la Giunta per quanto riguarda che chiarisca affinché chiarisca la quale situazione relativamente al taglio delle corse del trasporto pubblico locale posti in essere da Umbria Mobilità in coincidenza con l'entrata in vigore dei nuovi orari per treni e autobus urbani e interurbani, ma e anche riferisca del dettaglio a che punto sono le procedure per la redazione del nuovo piano regionale dei trasporti ed ammesso un piano di bacino unico regionale del trasporto pubblico regionale e locale per i quali, in considerazione della recente complessa evoluzione normativa in materia di trasporto pubblico locale e della avviata riorganizzazione dei servizi di trasporto regionali, che occorre espletare anche la procedura per la valutazione ambientale strategica. Grazie. Grazie collega Rosi, prego assessore Rometti. Grazie. Dunque, per quel che riguarda la riduzione dei servizi è una scelta, diciamo, intervenuta da parte dell'amministrazione comunale di Perugia, riguarda il servizio urbano di Perugia e in effetti è una riduzione che non era prevista negli accordi che come soci erano stati fatti. Sì, beh, naturalmente gli organi del Comune di Perugia. Questa riduzione ammonta a 170.000 chilometri, 100.000 che vengono, diciamo, in esercizio a Umbria Mobilità e gli altri 70.000 al consorzio delle imprese private, diciamo, che esercitano il servizio nel Comune di Perugia. E quindi questa è una riduzione sulla quale io auspico che la nuova giunta comunale ritorni e che si possa quindi ripristinare il livello di servizi che esisteva
nel Comune di Perugia e che era, diciamo, dentro la programmazione del Comune di Perugia. Per quel che riguarda i servizi extraurbani, ad oggi, con il nuovo orario che abbiamo, non ci sono tagli né nelle linee extraurbane né in quelle autolinee, servizi, diciamo, attraverso autobus, che servizi ferroviari. Per quel che riguarda il nuovo piano regionale trasporti, la proposta che l'amministrazione regionale ha fatto è consultabile nel sito, è prevista la presentazione pubblica entro la metà di luglio, era prevista, per la verità, prima della data che sto dicendo, però naturalmente la nuova amministrazione comunale di Perugia, dobbiamo, come dire, informare anche la nuova amministrazione comunale di Perugia di quella che è la programmazione che si sta realizzando, e quindi verrà, diciamo, presentato pubblicamente a tutti i soggetti coinvolti ragionevolmente entro la metà di luglio, e comunque è già consultabile nel sito della Regione. E è vero, risponde al vero l'affermazione della consigliera, che comunque è un piano sottoposto a valutazione ambientale strategica, che è in corso in questo momento e che quindi è uno dei passaggi che dobbiamo fare per poter andare all'approvazione definitiva del piano regionale e del piano di bacino, che stanno andando avanti di pari passo, in assoluta, diciamo, come dire, collaborazione con la provincia, con le due province di Perugia e Terni, per avere quindi un nuovo quadro programmatorio dei servizi in questa regione, la nuova offerta di mobilità che la nostra regione sarà in grado di garantire ai cittadini umbri per i prossimi anni, e quindi propedeutica anche alla gara per l'affidamento dei servizi che dovrà essere realizzata subito dopo. Grazie Assessore Rometti. Prego collega Rosi per la replica. Sì, grazie Assessore. Quindi da metà luglio avremo il piano dei trasporti regionali, che insomma è da tempo che lo stiamo aspettando, nella speranza che ovviamente venga fatto col concetto e il criterio che il servizio debba essere sempre quello economico, efficace ed efficiente, e che vada proprio alla salvaguardia ovviamente dei cittadini per mantenere questo servizio dei trasporti, che anche se in parte è diventato, insomma, privatizzato, ma comunque rimane un servizio pubblico. Grazie. Grazie collega Rosi, finisce qui la seduta di Question Time. Abbiamo trasmesso la seduta dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria del 17 giugno 2014, dedicata alle interrogazioni a risposta immediata Question Time.